Benvenuti. Nella videoguida di oggi vi mostro il funzionamento di FreeWebM Video Converter, un programma gratuito e molto semplice da utilizzare che vi permette di convertire appunto il formato WebM in altri formati più comuni. WebM è un formato video la cui creazione è stata sponsorizzata da Google, che stava cercando un formato che avesse un'alta qualità video e nello stesso tempo una compressione video molto alta. Infatti Google lo sta utilizzando per convertire i video che sono presenti su YouTube al posto del formato FLV che finora era stato utilizzato. Quindi, se ancora non lo conoscete, presto vi troverete davanti ad un video in formato WebM e la vostra prima richiesta sarà quella di cercare un programma per convertirlo, dato che non tutti i player video riescono a leggere questo formato. E diciamo che questo programma è la soluzione adatta ed è molto semplice da utilizzare. Infatti, per prima cosa basta caricare il video da convertire. Possiamo farlo cliccando sul pulsante Aggiungi file, oppure possiamo direttamente trascinare il nostro video in questo spazio. Ad esempio, carichiamo questo video, vedete in formato WebM. Questo pulsante mi permette di personalizzare i nomi dei vari video che andate a convertire. Diciamo che è una funzione utile quando andate a convertire più video per volta, perché vi permette di personalizzare i nomi dei vari video. Infatti, potete inserire un prefisso, scegliere se includere o no il nome del file originale, scegliere se includere o no il nome e la data in cui facciamo la conversione, aggiungere un postfisso e cambiare il carattere separatore tra le varie parti del nome. Qui ci viene sempre mostrato l'esempio di come sarà il nome finale del video. Fatto ciò, cliccando su questo pulsante potete scegliere la destinazione del video che convertiamo. Io scelgo desktop e procediamo. Qui si seleziona il video, il formato con cui vogliamo convertire il video. Ce ne sono tanti, in modo che potete scegliere quello che fa il caso vostro. Per ogni formato che scegliete, ad esempio MP4, potrete accedere ad una serie di impostazioni legate a questo formato che avete selezionato. Ad esempio, MP4 si usa per l'iPad, per l'iPod e per tanti altri dispositivi. Quindi qui potete scegliere qualità e risoluzione del video. Inoltre, questo pulsante ci permette di accedere a dei parametri più da esperti, diciamo, per modificare il video e l'audio del video che andiamo a convertire. Pulsante opzioni ci permette di cambiare la lingua, noi già è selezionata italiano, possiamo cambiare anche il tema del programma, ce ne sono diversi anche molto carini. Ritorniamo a quello di default e inoltre ci permette di aggiornare il programma qualora ci fossero nuovi aggiornamenti. In pratica, noi abbiamo visto un po' tutto il funzionamento, ma quello che serve a noi è inserire il video, scegliere il formato, la qualità e cliccare su Converti. Cliccando su questo pulsante si avvia la conversione, la cui durata dipende dalla dimensione del nostro video. Vi ricordo che questo programma fa anche l'operazione inversa, ovvero converte una moltitudine di formati video nel formato WebM. Inoltre potete anche estrarre l'audio da un video in formato WebM convertendo il video in formato MP3. È inutile attendere il processo, vi posso assicurare che il programma funziona alla perfezione
ed è la soluzione alla conversione dei file in formato WebM. Con questo è tutto, alla prossima.